ragazzi, siamo nella Ciliegia. Ciao, sono Francesco Giano. Stiamo vedendo parecchi fascisti. Quelli a Roma in cerca di visibilità che hanno assaltato la sede della CGIL. E quelli a Milano, più nell'ombra, scovati da Fanpage. Ora, quando si parla di fascisti c'è sempre una certa vaghezza. Chi vuole sminuirli si lancia in sinonimi e parafrasi. Parla di folklore, carrozzoni goliardici, nostalgici. Giorgio Almirante, storico segretario del partito neofascista, MSI, a domanda precisa rispondeva che essere fascista significava credere nella triade Stato, Nazione, Lavoro, con libertà e nella libertà. Una definizione talmente vaga in cui potrebbero riconoscersi moltissimi che non sono necessariamente fascisti. Ma c'è un punto da chiarire. Non esiste una versione buona del fascismo, perché non c'è un fascismo non violento. Definirsi fascisti non violenti equivale a definirsi analfabeti ma in grado di leggere. Una contraddizione in termini. È un fatto storico. Il fascismo trova nella violenza non un accessorio alla sua esistenza, ma la ragione stessa della sua esistenza. Grazie alla violenza degli squadristi, il fascismo sale al potere. E poi, grazie alla violenza del regime, conserva quello stesso potere per 20 anni. L'attacco alla sede della CGIL, le infiltrazioni tra i No Green Pass e tra i partiti considerati populisti non è casuale. È solo la storia che tenta di ripetersi a un secolo di distanza. 1919, l'Italia è allo sbando. C'è un vuoto di potere, sfiducia dei cittadini. E c'è un periodo di scioperi e di lotte socialisti. È un periodo noto come il Biennio Rosso. Mussolini ne approfitta. Intuisce che una parte degli italiani si sente tradita, ingannata, defraudata dalla politica e si inventa, primo al mondo, l'antipolitica. Creò proprio la forma originaria del tipo di leader populista, cioè quello che non guida il popolo precedendolo, ma che guida il popolo seguendolo, fiutandone gli umori. Lo scrittore Antonio Scurati racconta che la risposta del fascismo è seducente, ma anziché sui sentimenti che il popolo può provare, si appella ai risentimenti del popolo. Mussolini raduna gente arrabbiata, mutilata dalla guerra, nazionalisti, veterani non assistiti, persone in cerca di riscatto. Ma anziché sulla speranza e sulla solidarietà, lui scommette sulla rabbia, sul rancore, sulla paura. Tutti sentimenti o risentimenti alla base della violenza. E così le squadracce fasciste iniziano le spedizioni contro le sedi del Partito Socialista o contro i sindacati. Sono nel primo semestre 1921 e solo nella pianura padana assaltano 726 edifici. Di questi 59 case del popolo, 119 camere del lavoro, 28 sindacati operai e 17 giornali. 100 anni dopo i nuovi fascisti ci riprovano con gli stessi identici obiettivi. Politici, sindacati, giornalisti. Politici venduti! Sindacati asserviti! Mainstream! Giornalisti! Giornalai vari! Oppure cercano di entrare in alcuni ranghi di partito in cui trovano terreno fertile. Un altro duce, un altro re! Io vengo dalla scuola di mio padre, innanzitutto, che sul letto di morte si definì fascista con grande orgoglio. La linea di demarcazione, almeno in questo caso, può essere netta. Con i fascisti non si parla politicamente. Punto. Perché non esiste un fascismo non violento. Perché l'ha spiegato meglio e prima di noi Sandro Pertini. In questa intervista stupenda racconta il suo credo politico, preso da Voltaire. Non sono d'accordo con la tua opinione, ma darò la mia vita affinché tu possa esprimerla. Però vediamo che quando il giornalista gli chiede se lui rispetti anche la fede politica del fascismo, lui ha quasi un sussulto. No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerata una fede politica. Perché il fascismo opprimeva tutti coloro che non la pensavano come lui. È il paradosso del filosofo Karl Popper. Non si può essere tolleranti con gli intolleranti. Mettiamo che voi siete particolarmente aperti e fate entrare chiunque a casa vostra. A un certo punto suona al citofono una persona che vuole entrare per poi sbattervi fuori di casa e cambiare la serratura. Lo fareste entrare? No. Con i fascisti è la stessa cosa. Non esiste un fascismo buono o non violento. Chi lo ignora, intrallazzandoci nelle piazze o nelle stanze di partito, non è né politicamente aperto né umanamente sbadato, ma solo, sostanzialmente, complice.